Salve a tutti ragazzi, da vostro Mazinga Zetto e bentornati su una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth in italiano, grazie alla traduzione dei nostri amici indie benghini. Allora, nuova partita. L'ultima volta ci siamo fatti fare il culo a quadri con Eden. Sì, siamo a meno 2 di win streak. Però cominciamo a scarseggiare come personaggi. Decisamente. Ignorando questo terzetto dell'infamia, il nuovo terzetto per chiamarlo il nuovo terzetto dell'infamia. Dove potrei mettermi a piangere per dover fare qualcosa con loro. Possiamo provare Lilith in effetti, che sì, mi dà in culo da morire come personaggio. Però proviamo. Allora, cominciamo. Ah, siamo nella cantina, bene. Cantina, la traduzione ideale di Stellar, giustamente. Non come ho detto male l'altra volta, che pensavo che cantina fosse basement. No, errore mio. Cominciamo subito a trovare un famiglio, la cosa mi fa piacere. Quindi quello che ho detto la scorsa puntata è un errore mio. Per cantina intendevano cellar. L'ho capito adesso. Mentre pensavo che intendessero basement. Però dovevo un attimo starci ad occhio perché c'era pieno di ragni, quindi poteva essere il cellar. Allora, che... Stavo dicendo che brutta stanza, cerco di non prendere danni idioti, invece no. Tutto pare. Almeno credo sia il cellar, eh. Mi sembra un po' troppo poco ragnoso per essere il cellar. Forse potrebbe veramente essere il basement. Vabbè, nel caso, se questo è il cellar, allora cantina sinceramente non so cosa... Cioè, cellar non so cosa voglia dire, ad essere sincero. Ma so che basement più che cantina è seminterrato, però... Questo è quello che si chiama Zetto fa la punta al cazzismo. È la mia specialità. Stavo dicendo, che oggetto ho trovato? Non me lo ricordo. Ah, sì. Ciao, Deont. Quanto mi fa piacere che tu esisti. Vabbè. Almeno ho 2 mosche. Praticamente fisse. Che combattono per me. Vivono e combattono con noi. No, allora. L'ho colpito? Sì che l'ho colpito, e come se l'ho colpito? Vai! Ah, non ho fatto caso al fatto che avrebbe fatto lo sprint immediato. Ok, bella. La cosa che io odio Lilith. All'inizio l'avevo preso come personaggio, non è male, nelle... Seminterrato 2, no, quindi mi sa che seminterrato... No, seminterrato allora, ok, era tutto giusto, quindi cantina era cellar, ok. All'inizio mi è sembrato un personaggio troppo malvagio, soprattutto usato nella vostra, c'è un gran bel personaggio, ma nelle partite normali è veramente fastidioso. Incubus non è un buon modo per attaccare, ragazzi, cioè... Che mi si dica che no, è un bel personaggio. A me fa cagare. A me. Però a me, ripeto. The moon. Oh, bene. Adesso vado a esplodere la roccia tinta, tranquilli. Non me la sono dimenticato. Dimenticata. Yeah! Range up. Cioè, oddio, yeah! Oddio. L'ho detto come se avessi trovato, non lo so, brimstone dentro una roccia. Però bene, comunque. Nostro stut. Utile quanto a bottiglietta d'acqua in una... Non lo so. Stavo per dire una metafora stupida, ma mi è venuta più stupida di quanto pensassi e non sono riuscito neanche a concluderla. Comunque, purtroppo, avendo Lilith, sento che l'unica cosa buona che ha parte con il cambio conception, che è quella cosa figa che... Questo è lo zoccolo dell'unicorno, cioè sinceramente no. Il cambio conception, perché non sapete cos'è, è quella cosa che più prendiamo danno... ogni tot danni che prendiamo evochiamo famigli. Permanenti. Quindi non è male. Questa meccanica di Lilith mi piace, ad esempio. Ci ho provato, tanto era gratis. Però appunto, devi tenerti il box of friends. C'è un'attiva più importante del libro di Belial con Giuda. Il libro di Belial, quantomeno, quando Giuda comincia a arrivare a livelli stratosferici di danno, puoi anche pensare di lasciarlo. È un peccato comunque, ma puoi pensarci. Il Box of Friend, invece,
È troppo. È troppo utile. Allora, vabbè. Negozio sicuramente lo visitiamo. Black Candle mi piace. Immunità alle maledizioni più un cuore nero. E so bene, andiamo a donare il... No. Perché sono ancora 400... Cioè, sono a questo punto di Isaac e sono ancora 480 monete nella donation machine. Devo fare tipo come ho fatto con Grid. Mi faccio tipo una super live dove vado avanti duro. Ok. Dove vado avanti duro donando più che posso. Perché fregandomene la minchia di come vanno le partite, gli importa donare monete. Ok. Fatto. Allora, range up. I tacchi di mamma, perfetto. E sì, dico, sarebbe carino andare da Mega Satra. Ci potremmo anche andare, perché il Book of Sin è in generale un patto di merda, soprattutto per il fatto che dovrei togliere il Box of Thread. E quindi, riprendendo il discorso di prima, fa culo. La Boss Rush non l'ho fatta, la Boss Rush con Lilith, ok. Buono a sapersi. Tipo, una persona intelligente in questo caso cosa avrebbe fatto? Avrebbe aspettato che il Boss of Thread si caricasse di nuovo e in seguito avrebbe fatto l'arena. E invece no, perché sono un idiota. Oh mamma mia. Rischiato forte. Fatemi indovinare, l'ultima ondata sono le versioni, queste versioni che non sparano ma che quando esplodono sparano proiettili ovunque. Che di solito è così, Vediamo. Ah no, Vermetti. Non me l'aspettavo. Non me ne può fregare di meno, capiamoci, però non me l'aspettavo. Ok, monetina. Allora, non ho ancora 16 monete, quindi negozio, diciamo, è ancora nell'aria. Però devo trovare almeno un'altra chiave. No, un'altra chiave. Accidia. Buongiorno. Ecco, questo è tradotto molto bene, ad esempio, perché slot, tanti lo traducono come pigrizia, ma invece no, è accidia. Che sì, ok, sono sinonimi, questo è punto al cazzismo. Però è accidia. dai. È per essere più corretti, per essere più precisi. Ecco, questa è una cazzata, ad esempio. Monete, ok. Oh Cristo. In sta stanza mi sa che ci restiamo un po'. Perché sti cose hanno tanta vita. E no, ma sti cose hanno tanta vita. E sono tanti, ecco, sai che volevo dire. E soprattutto non colpisco sempre lo stesso. Cioè, anzi, colpisco gente a caso. Whee! Mio Dio. Ok, un altro è morto. Forza. Ok. Oh, meno male. Allora, diciamo, come tattica cosa sarebbe da fare? Cercare di arrivare più lontani possibile. Di solito cerco di elaborare una tattica tipo arriviamo lì, arriviamo là, facciamo questo. No, abbiamo Lilith, un personaggio che... Aia. È un personaggio che non mi piace. Quindi mi sa che... Ah, un altro famiglio. È Rainbow Baby, ergo fa cagare. Però, dai, due Rainbow Baby. Bimbo arcobaleno, amico casuale, ok. Mi servono anche delle chiavi, assolutamente, almeno una chiave. Oh, bello. Oh, porco. Ah, sparo una lacrima per ogni tipo diverso, ok. Non ricordavo se ogni tot secondi si resettasse, perché ste robe casuali funzionano in un modo diverso, tipo il Rainbow Worm, la $3 Bill, Rainbow Baby, funzionano tutti in modo diverso. Tra l'altro in Afterbirth hanno anche cambiato il funzionamento della $3 Bill. Ah, mamma mia. Ok, ho rischiato forte qua, ammetto. E però abbiamo una chiave che ho preso nella stanza prima probabilmente, ma non me ne sono accorto perché sono un ritardato. Ok. Ah, è vero, qua è sempre chiuso. Perché no? Perché no? Il mago. Beh, il mago può essere
relativamente utile. Relativamente. Te invece sei relativamente inutile. Anzi, sei interamente inutile. Perché Chad? Perché tra tutti i boss che possono cicciare fuori mi devi dare Chad? Che non mi serve una minchia. Cioè Little Chad è un oggetto inutile, come sempre. Secondo me sto boss è messo qua solo per trollare. Cioè nel senso, è messo qua solo per infastidire i giocatori. Perché dice, ah, adesso venimi. Il boss tanto un oggetto utile me lo dà. No. E invece no. Ok, allora. Perfetto. Lucian Arcade, cosa abbiamo di bello all'arcade? Cazzo. Speriamo ci fosse qualcosa da rompere, magari. Allora. The Flooded Cave. Comunque sì, non so sinceramente come possa essere venuto in mente Macmillan. Non che sia qualcosa di estremamente complesso, cosa. Ma proprio il pensiero, cioè, un piano alternativo, cosa facciamo? Facciamo le cave, com'è che le chiamo? Le caverne allagate. Ok, ci sta, mi piace. Perché? Secondo me qualcuno deve averglielo detto, se l'ha proposto prima di farlo e basta. Sì, ok. Ok, perché caverne allagate? Perché sai, caverne, acqua. Ok. Ok. Grazie per i 10 tempi che esplodo senza darmi assolutamente una minchia. Ah! Wow, tra un po' ci muoio fortissimo. Mi serve trovare un po' di potenza di fuoco però perché... Cioè, la seconda run di fila fatta... Senza firepower mi uccide, sinceramente. Cioè, mi fa veramente perdere la voglia di andare avanti. Ah. Dai, adesso, stanza di oggetti, un oggetto meraviglioso che mi fa tornare alla gioia di giocare, dai. No. No. Fungo allucinogeno, che poi è God's Flash, non so se è proprio tradotto, vabbè, forse è un modo di dire. Comunque, alcuni miei proiettili... certo, restringono i nemici. Per un'utilità tutta sua, nel senso, perché non serve assolutamente a un cazzo, tranne il fatto che occupano meno spazio sulla mappa. Oh, belli, però non... Cioè, sì, sto trovando famiglie. Oltre al fatto che sto trovando... famiglie più inutili della storia. Rainbow Baby può essere carino, ma di solito è una merda. No, vabbè, dai, lo zombie Rotten Baby, come mica si chiama, può già essere utile, ammetto. Però... Però, boh. Vabbè, dai, il fungo imprevedibile. Maleficio di Stordino, davvero? Olè. Dammi qualcosa di utile. Tre monete, davvero. Tre monete mi fai combattere contro Megafetti, grazie. Dai, non la fa la mossa? Ecco, si titilla i capezzoli, eccola. La mossa di titillamento che poi vomita, infatti non comprendo esattamente bene. Cioè dovrebbe essere la reazione che ho io quando fa sta cosa, però. No, finché spari così a me va bene, schivo facilmente. Basta? Ok. Bene, ma non bene, perché alla fine sì, ok, non ho subito danni, però non è servito un cazzo. Dov'è? Ah, l'ho rimpicciolito là. Grazie con le mosche, perché Succubus non sarebbe mai potuto arrivare nella vita, perché... Perché Succubus non riesce ad arrivare in fondo nei bordi. Arriva al massimo qui. Quanto sei utile, Succubus? Se un nemico si butta sui bordi e io non ho mosche o non ho bombe, perché potrei usare le bombe per colpirlo, per dire, eh. È completamente immune a me. Ah. Per favore, Verme. Grazie. Allora. Tra l'altro lo dico, cioè, Succubus, Incubus, come minchia si chiama, li confondo sempre, perché ci hanno dato dei nomi così simili a delle cose così simili, anche proprio esteticamente, come design.
Ecco un ottimo oggetto trovato con un personaggio che non sia Lilith. Ma anche trovato con Lilith, due sono forti. Però, come unica fonte di sparo, meglio di no. Vabbè, facciamo il boss, vediamo un attimo. Policefalo, vabbè. Policefalo. Policefalo non è così complesso. Dai, 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 massacralo. Ok. Grazie per il patto. Incremento di attacco, sì, di 1,69, grazie del numero. Market non mi farebbe schifo. Lo shop. Madonna, perché corpo è bianco? È inquietante. Ok. Ah, eccolo qua, lo shop. Non ci posso comprare poco, però magari un bel cuore di fede. Che dici? Perché ha sparato di là? Ah, oh, grid. Beh, grid, però, questi sono due mercanti con le monete sugli occhi. Gli special, special shopkeepers dovrebbero chiamarsi tecnicamente. Quindi sono monete. Almeno, di solito. Trovandoli prima, aumentava la chance del patto. Foto sbiancata, senti sfoccato? No. No, 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 preferisco il fungo imprevedibile. Proseguiamo. Non è una bella partita. Non è iniziata come bella, mi sa che... Sai che sta qua ce la teniamo così sino alla fine, eh? Ok. Allora, vediamo un po'. Ah, cominciamo subito con due Brimstone. Due Ragninstone. Ma hanno un nome, sicuramente alla fine dei teori di coda fanno sempre la scorsa di tutti i nemici, ok, di qua. Di tutti i nemici e dicono i loro nomi. Ok. Ok, ho il fungo quello grosso, perfetto. Ho l'odd mushroom quello grosso. Porco demonio, anche io però sono un idiota, Anche io però sono un idiota. Mi serve un oggetto forte. Tipo tanto forte. Perché questo? Questo non è un oggetto forte. Non va bene. Le ultime partite mi sento veramente triste. Perché sono partite tristi. Cioè... Senza oggetti. Senza niente di utile. Cioè, uno ogni tanto può anche capitare, figuriamoci. Però minchia. Saranno le ultime 3-4 puntate che è così. No, perché bis, cacchio. Si chiama Humble Bundle, lasciaci Humble Bundle. Bis è un po' una minchia. Questo sì, questo è un po' una minchia. Ok. Un XL? No. Sono le depth normalissime. Ok. Bene. Adesso, lasciate trovare il patto al 100%, O con l'angelo o con Satana, con uno dei due ci parlo oggi. Devo distruggere qualcosa. Ok. Esatto, stavo per dire, ma non rilascia bombe questo uomo? Ah beh, lo uccide il fuoco, va bene lo stesso. Satana, però dammi qualcosa di utile. Non è utile. Anche perché ora come ora, pensare di trovare gli altri pezzi è abbastanza utopica come... utopico come pensiero. Sì, cioè... Trovare il primo pezzo nelle profondità 1... La vedo grigetta proprio trovare il resto, Però. Va bene. Potendo volare qualcosina in più si riusciva a raccattare, Però. Niente di game breaking, Però. Abbiamo il mago e l'imperatore, ok. Ma entriamo qui dentro. Trotto, vedi? Vedi la testa di gatti, ad esempio. Mia. E usciamo usando l'imperatore.
Ma no, dai, prendiamocelo sto mezzo danno. L'imperatore ci può servire per toglierci un piano velocemente, perché sennò moriamo duro. Il mago... Il mago può essere utile. Dai, su, mi manca solo un pezzo di gatti. E sinceramente non so come poterlo prendere, perché... Cioè... Oh, Fate! Buongiorno. Allora, ho il volo, quindi posso andare a prendere tutta quella bella roba, intanto. Due chiavi dorate. Perché sì. Questo, eh. Carta di credito. Ciao, mago. Posso prendere il patto con Satana gratis, ecco. Questo è un modo per trovare un giro di gatti, ad esempio. Perché se capitava non avevo un quel rosso. Sì, ok, adesso che ho volo eterno ce l'avrei. Però comunque carta di credito. Temperanza, ok. Carta di credito, diciamo che c'è lo sconto del tutto, quindi perché no? Anzi, perché ci sconta tutto quello che c'è nella stanza. Ci regala quello che c'è nella stanza, che ha un prezzo. Quindi possibilmente tipo almeno un altro oggetto di Satana o altri due. A volte ci sono patti con tre oggetti. Sarebbe figo. Ok, vedi, esplorando qualcosina ho trovato. Cosina che mi rende un attimo. Addio! Qualcosina che mi dà un attimo. Mi ridà un attimo un po' di fiducia nella vita, ma. Poca, proprio appena appena. Altre chiavi. Fighissime. Oh, buoni! Di tutti i colori, di tutte le forme e le dimensioni. Non sto bene, eh. Non sto proprio bene. L'arena. Ma non ci penso neanche, sinceramente. Però, andiamo avanti. Non ho neanche bombe per cercare stanze segrete, per... no. Nope. Nishpa. Nicht. Il boss è di qua, idiota. Idiota, idiota, idiota. Ok, dai, dai, dai. Prossimo piano va meglio, sicuro. Va meglio perché o muoio o va meglio. Necropoli, tra l'altro, bene. Ottimo. Perfetto. Teniamoci l'imperatore come oggetto, perché non vorrei che per sbaglio schiacciassi carta di credito e me la spendo così, potrei incazzare. Teratoma! Salve. Non lo stavo guardando dall'altra parte. Stavo veramente guardando l'altro pezzo di teratoma, quello lì non me l'ero assolutamente cagato. Dammi. Doppia troll bomb! Sì, cazzo! Oh no! Non posso neanche usare l'imperatore per levarmi dai problemi, perché... Cioè... Ah, giusto, c'ho le mosche. Faccio tutto con quelle. Non posso neanche usare l'imperatore perché mi porta da mamma. E da mamma non potrei uscire, e ho un disperato, ma... Ho un disperato bisogno di power up. Ok, altre troll bomb. Merda. Ok, meno male ce n'erano pochi. Mezzo cuore. Ok. Giusto, io posso volare. Stavo un attimo dimenticando la cosa. Prendiamo la bomba. Mi serve la stanza. Oh, tesoro, oggetti, non è importante. Mi serve la stanza. Stavo per dire, non devo dimenticarmi che c'è un teschio lì che gira, eh. Senso unlock. Teniamoci il fungo. Oh, cacchio. Allora. Questa stanza potrebbe essere la nostra fine. Perché questo nemico lo odio. Specie quando non posso spararci. O come dire, posso spararci un po' a caso. Perché il problema grosso di Lilith... è appunto il fatto che spari non dove vuoi, cioè spari un po' a fianco rispetto a dove vuoi e quindi spari a caso. Cioè trovare dei die con Lilith è completamente inutile, perché dubito che, cioè, dubito che riuscirei mai a colpire precisamente cosa voglio lacrima per lacrima. Magari ogni tanto sì, però.
No, davvero? Ultra grid? No, però, cacchio. Ok. Doppio la cap. Comunque mi serve qualcosa, ma doppio la cap. Stanza degli oggetti. Su. Appari? Come il Dragon Shenron. Appari, stanza degli oggetti. Qua. No, boss. Bene, eh. Bene, ma no. Quello è diventato piccolo, ecco. Vedete, cioè, God Flash, oltre a non servire per decisamente a un cazzo, ti rimpicciolisce i nemici e non te li fa vedere, praticamente. Quindi ti può creare problemi. E essendo, essendo in regime, se se vengo colpito muoio, può essere un problema. Bene. Quella spara normale, sì, non spara proiettili, no, non è verde. Quindi finché ci sto ai lati non c'è problema, perché ci sono le rocce, quindi non mi spara. Infatti non sta, non sta proprio neanche sparando. Però dai, su. Mini Konga, dovete morire in fretta. Perché siete imprevedibili e vi odio. A morte. Oddio, quando è piccolo ciocca sto qua. Ok. Tu sei. Non ho idea di cosa raddoppi, ma tanto non è niente di che mi sia utile, perché bombe, chiavi e monete ne ho abbastanza fino alla fine del gioco. Cupone omaggio, questo mi dà un'altra cosa gratis. Bello, eh. Bello, però non mi serve, cioè ho già la credit card. Dubito che riuscirò a fare più di un patto, eh. Dammi qualcosa. Ho 200 chiavi. Tassa rossa. Gappi! Gappi! E molto probabilmente 9 morti dell'infanzia. Ho paura. Wow, quanta roba. Vabbè, è stato a Mulmando, quindi... 9, 8, 7. Ah, Mamski. Il poco adesso è tanto, più due chiavi. Le tre scritte non ho più roba, tradotto. Tradotto in maniera... In maniera spiego come funziona nel gioco. Perché no, poi in effetti in inglese è less is now more. Quindi sì, traduzione giusta, però funziona così. Negli scritte non ho più roba. Oh, mie mosche. Odio comunque questo setup, perché sono elite. Eh sì. Sicuramente lo scapular mi aiuterà. Proprio lo sento dentro. I can feel it inside. Proprio. Olè, tra un po' muoio su quella micchia di cacca rossa. E quindi adesso assisteremo a Le 9 morte dell'infamia by Zetto. La compilation delle morte dell'infamia by Zetto. Proprio pipipipipipipi morto, pipipipipipipi morto, 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 morto. Così. Tipo così. Allora. Magari no, ma ne dubito tantissimo. Anche perché è mamma blu, quindi evoca un botto. Vabbè. È esplosa, praticamente. Posso andare dove voglio? Sì. No. No, un cazzo, devo andare giù. Cazzo che posso andare dove voglio. Devo andare giù. Mi manca Sheol e... mi manca l'Infer, Sheol e Darkroom. Mi mancano... Ah! Grimbo dilaniato. Mamma mia, quanta violenza. Sto cercando di capire quale sarà il momento più giusto per usare l'imperatore. Cioè, tipo qui, per cercare di assicurarsi il patto con Satana. Più avanti. Proviamo qui, dai. Con questo. Sì, magari qui per assicurarsi il patto con Satana dopo che avevo caricato il box a friend. Sarebbe stato più utile, devo dire. No.
queste. Con questo. Grazie. Allora, questo non mi serve. Oh, Dark Band perché ho preso abbastanza danni. Ottimo. Dammi oggetti. Va bene. Prendiamoci, fratellino Bobby. Volete che vi dica? Dammi cuore. Grazie, ragazzo. Sì, però non si può venire. Dai. Cioè, sul serio, fratellino Bobby? So che potevo tenere, so cosa dice. No, potevi tenertelo perché magari al prossimo piano lo trovi, fatto. Sì, ma no. Ehi. Ehi, grande. Bam. Cuore. Dark Bam comunque salva le partite, se riesce. Se può, salva. Tu rallenta un pelo. Qui c'è una roccia tinta. Yes. Fiolo. Grande. Ok. Faccio comunque schifo, come personaggio. Sono insulso. Sono insulso, ma sono gatti. Ecco qui, questo è un bel setup. Con il Team Mushroom. Avercene così. Grande. Peccato che stanza qui sia da buttare. Trabomb. Wow. Non so come fa a schivarlo, però te adesso mi darai un sacco di cuori. Esatto moment. Mi viene valsa di brutto la pena. Sarà lenta, ma potremmo quasi farcela. Sarà lenta e non vi prometto sarà in dolore, anzi, sarà sofferenza questa partita. Tanto non potete sparare a croce, quindi se sto qui e non vi sto dritto, sto molto tranquillo della mia vita. Voi non potete volare e non potete sparare, tranne qualche proiettilino che intanto vi parte, ma... E ovviamente ora trovo la testa di capra, quindi il ragionamento che ho fatto prima sul non usare la cosa, la carta di credito, va a puttane. Bene. E va, bene lì, allora, sentiamo, diamoci una calmata. Ok. Grazie Dark Bam. Sì. Calma un attimo la gente perché se può, Allora. Nope. Dai, siamo riusciti a creare una build solo grazie alla testa di. Solo grazie al fatto che siamo diventati gappi. Quasi guardabile. Cioè, sì, no, è guardabile perché abbiamo le mosche. Se no farebbe schifo. Si è liberato presto stavolta. No, non ci penso neanche. Cracked Dice? No, non esiste. Avrei voluto adesso aver preso la shopping cart, Potevo usarla per Bobby e tenermi... Vabbè. Seno di poi... Ah, salve. Mi mancava uno, in effetti. Dark Bam, su. Dai. Bravo Ciccio. Allora. Allora. Sì, che danno imbecille. Cioè, più che altro perché mi sono messo davanti pensando di ucciderlo prima che potesse iniziare a sparare. Ma no, questa non l'avevo vista. E un sacco di monete che non mi servono a niente, ma le raccolgo. Ma le raccolgo perché sono ossessivo compulsivo e sono fisicamente attratto dal loot in qualunque forma esso si presenti. Olè. Le stelle mi portano alla stanza dei power up. Yeah. Yeah. Mamma mia santissima immacolata. Le chiavi di mamma sono sempre stato un gran bel power up. Però se lo combini con l'humble bundle.
Diventa meravigliosa creatura proprio. Pustolina. 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 Grazie. Takvam. Grande caro. Takvam. Ok, non darmi niente. Non darmi niente. Anzi, vai a raccattare questo mezzo cuore laggiù. Non darmi niente. Ma me lo darà adesso, vero? Ah, darò un ragno, grazie, sono a full vita. Ah, vedi, che anche gentile, cioè lo sa che sono a full vita a non poter raccogliere cuori azzurri, mi dispiacerebbe lasciarne indietro. Cosa fa? E mi dà un ragno. Yeah! Bravo figliolo. Ok. Allora, scusate, messaggino. Che si è aperto? Ci faccio un cazzo. E andiamo giù. È tutto migliorato quando sono diventato gatto, decisamente. Anche perché adesso, anche sparando molto a caso, sono comunque circondato di mosche, quindi colpisco lo stesso. Mamma, giù la mano. Due scheletriche. Boh, strano. Infatti sono tranquillo, sono rimasto vicino perché pensavo quando ne ho viste due, ah, sono due. Sono due di quelle normali. Invece no, sti cazzi. Grazie per aver rifullato. No, devo spegnere. Devo spegnere qui, devo spegnere lì. Ok. Stavo per dire, no, sono iniziato a finire le chiavi. No, non esiste, ne ho 23. Perché ne avevo donato un sacco al Keybum. Invece no, invece ne ho veramente tantissime. Oh. Il matto e le stelle, wow. Che oggettoni. Ho un cordone di famiglie che mi insegue praticamente. Ok. Stiamo così. Così le mosche ci vanno come flusso diretto praticamente. Olè. E muori. Ora. Ecco, qui sarebbe stato figo il... Vabbè. Fatemi pensare. Prendiamo questo. E ora prendiamo questo, che mi ridà due cuori. Molte volte, se non sbaglio, è quello che dopo che ogni tanto, quando dopo che spari dopo, per un po', dovrebbe fare quel cerchio intorno a te che divora i nemici, tipo. Mi pare di ricordare, poi magari dico una cazzata. Ok, scusate. Telefono, un attimo di pausa. Ok, riaccomi, scusate. Allora, ci prendiamo questo cuore e andiamo giù, tanto... Non sto neanche a girare molto perché non mi interessa. Fanculo, senti, apriamo tutte e due. Giù. Ok. Stavo per morire, ho detto no, vado su, no. Ok. Ok, le fallen. Immaginavo il danno. L'utilissimo vele! Di cui posso avere addirittura due! Ma guarda che culo! Che adesso è stato cambiato come funziona, spara verso di noi rispetto nella direzione specchiata a noi. Si muove solo nella direzione specchiata a noi. Ho 99 monete, figliolo, posso star qua quanto vuoi. Grazie Darkbam. Però aspetta, perché puoi rilasciare Trollbomb a volte, forse. Non ricordo bene. Ma nel caso. Sei lontano dal bambino. Grazie per le chiavi. Guarda, ne ho veramente sgancia la recompensa. Perché ne ho quante ne vuoi le monete? Forse lo fa apposta. No, due matti no, però. Bene, grazie. Serve qualcosa? Così ho la vita piena. Non particolarmente. Stavo per dire, lo faccio esplodere perché magari trovo la Small Rock. Eccola. Move the Void, devo un attimo ricontrollare cosa fa perché mi sa che non fa quello che stavo pensando io. Non è quello che ci spara, quel circolo nero intorno a noi. Dopo un po' che te ne ha premuto perché non l'ha mai fatto finora. Quindi quasi quasi ci ho portato l'acceso vicino a me. Move of the Void.
Morte fuori di Binding of Isaac. Ok? È un oggetto passivo, sei bruttissimo. Ah, da più 1 di danno, più 5 di altezza delle lacrime. Ah no, in teoria è, dopo aver sparato per 3 secondi, rilascia per fare il coso. Il caricamento è completo quando su Isaac appare una croce rovesciata sulla testa. Ah, e non può funzionare forse perché spara incubus se non sparo io. Immagino. Yeah! Sì. Tra l'altro in effetti rileggendo è figo perché il cerchio di morte che crea... quando uccide i nemici c'è una chance che spawnino cuori neri solo perché li ha uccisi Mob the Void. E infatti è un peccato che non funziona. Girati. Prima o poi li giravi almeno un pochino, comunque le mosche trovavano un modo per aggirarti. E full vita! Si cazzo! Si cazzo! Vabbè, pezzettoni di teratoma ovunque, le mie mosche mi proteggeranno, sicuro. Sì. Un po' le mie mosche, poi mi prete in generale. Sì, cuore nero! Ok, finalmente un teschio ha ripagato. Vabbè, lo prendiamo subito, il cuore nero. Zampa di gatti! Uber Guppy is coming proprio, eh? Uber Guppy is coming to town. Uber Guppy is coming to town. Uber Guppy. Sono veramente dispiaciuto per tutto questo che avete dovuto sentire. Allora, quello era mezzo cuore rosso. Ah, da qua però devi sbrigarti, eh. Che non è che posso stare ogni volta a aspettare. Ecco, top. Due cuori. Prendili al volo e sgancia il cuore di bene. Grazie. Cosa c'è di qui? Ok. Un'altra qui. Un'altra qui. E un'altra qui. E un'altra qui. Perché sono un idiota. L'angelo! Perché questo? Muori. Allora, oh, ho preso abbastanza danni per sbloccare un altro famiglio, che è lì Bristol. A posto. Ok, vabbè, quel mezzo cuore... Scusate. Quel mezzo cuore può restare anche là, per quanto mi interessi. Tanto mezzo cuore, servono un cuore e mezzo o due cuori per farne uno di fede, quindi sono abbastanza tranquillo. Il mondo, ecco. Finalmente qualcosa di utile. Allora, Satana, buongiorno. Vabbè, creiamo subito le copie. Ok. Danno. Potevo evitare. In effetti il danno è importante, come dire, come direbbe Mac. È estremamente importante. Olè. E Serpent Kiss sbloccato. Oh yeah. Mua. Allora, camera oscura. Pandora's Box, peccato che usato qui non serve a niente. Da tipo una moneta. Non neanche, ok. Guardavo che sulla moneta. Ok. Sai come deve essere Guppy con suoi milk? Cioè, spawni tipo miliardi di mosche, cioè una mitraglia di mosche che va insieme alla tua mitraglia di lacrime, ma che non tolgono una minchia come la tua mitraglia di lacrime, praticamente. Credo. Allora, devo morire prima quello perché... Ma ha più vita uno o la vita è scalata male, perché... O le mie mosse si concentravano ad attaccare solo queste, quindi la vita gli calava. Può essere, perché in effetti... Perché... Ah, un altro famiglio. Perché anche se... vediamo che lo scrigno è rosso, tutti gli scrigni che troviamo, tranne i primi quattro, nel...
nella Darkroom, qualcuno di voi ancora non lo sa, sono come nella chest, nella chest. Quindi danno oggetti. Scatterbomb. Mettiamo bombe nelle tue bombe. Ah, ma volo, quindi posso anche non preoccuparmi. Comunque coppia kawaii dell'anno. Che Loki Elite Lorn. Cioè, stavo cercando un nome per una ship, però mi viene fuori. Io Orni, che c'è un nome ci sta, però. E basta. O Lorn. Horny, perfetto. Tra l'altro è il nome stupendo. È il nome stupendo per una ship. Sera però non ha distrutto la cosa più. Ball and Chain, la vecchia cara palla al piede. Olla! Perché il robot babylino spara che c'ha morte a fianco? Sto prendendo un po' troppi danni, eh. Perché sto giocando a minchia, quindi troviamo il boss in fretta prima che faccia cagate. Anzi. Scusate. Mi sono ricordato adesso di avere il mondo, non è che non lo volevo usare, è che mi sono ricordato adesso. Usiamo. Che casino. Usiamo il box of friend, tanto la ricarica lì sopra. Allora. Ok, la direzione almeno era giusta, per fortuna. E vediamo un po'. Funzionale scatterbomb. Ok. Soldi. Grazie. Grazie, eh. Grazie. Utilissimo, però. Ok. Forse era questa una stanza da. Box of... No, no, cazzo, no. Da qui si può affrontare senza box of friend. Evitando i danni stupidi sarebbe meglio. Big fan, almeno mi protegge. Sì, perché me la sono giocata veramente un po' scialla nelle ultime istanze. Esplosivo. Ok. È vero, scatterbomb. Madonna miseria. Sono un idiota. Oh cacchio. Sapete che potrei perdere? Cosa? No, ok. Via, veloce, fuori. Abbiamo sbloccato Succubus. Incubus si chiama quindi il soggetto. Bene, quindi anche questa è un po' di tesa che è tutto. E ci vediamo alla prossima. Ciao!